stia tranquillo, direttore, perché questo nostro documentario dal titolo La salute mentale farà onore alla sua clinica. Non ho dubbi, non ho dubbi. Ma in questo periodo quanti matti ospitate? Di solito ne abbiamo una quindicina, ma oggi ne abbiamo 6 o 7, insomma. Questo chi è? Non abbia timore, no, è un matto che crede di essere Rambo. Rambo? Rambo, bravo, buono! Ma è tranquillo, sì. È tranquillo, innocuo, non abbia timore. No, perché non lei... No, è tranquillo. Ma sempre così. Sa, non siamo abituati noi giornalisti. Sempre così. Oh, che figura interessante. Lui è un altro matto, crede di essere un papa. Un papa? Sì. Ma sì. Posso parlare con lui? Sì, è innocuo, innocuo. Buongiorno. Pace bene, sorella. Pace bene, fratello. Benediciamo il morto, va. Vabbè. Tu chi sei? Con chi sono? Non si vede. Il Papa. Papa? Eh? Papa? Io. No, intendevo di... il nome. Ah, Papa Paolo. Ah, Papa Paolo. Ma come mai questo nome? Con la bicicletta sono andato contro un albero. Papa Paolo, da allora è rimasto. Vabbè, ma chi ti ha investito? No, da solo, con la bicicletta sono andato contro l'albero. Sento, volevo dire... Chi ti ha detto che sei papa? Confidenza proprio. Sì. Mi ha detto che sono papa direttamente Dio. Sì. Che cosa? A parte che sto qua, io non ti ho detto niente. E bugiato, e tu sei morto. Io non ti ho detto una cosa del genere, che tu sei papa, te lo devi meritare. Papà, tu me l'avevi promesso. Te l'avevo promesso, però non è che te l'ho detto che sei papa. Cioè, diciamole così come sta. Allora, vatta a sfogliare. Tu sei morto. Tu sei morto.